Buonasera intanto e benvenuti, ma grazie per averci invitato. Io personalmente sono stata invitata due volte dal sindaco e da Alberto Galla e quindi entro in punta di piedi con quello che secondo me è doverosamente il primo appuntamento, come dire, della rassegna Profumo di Carta, a parte il prologo con la consegna di diamanti del premio che c'è stato sabato pomeriggio in Sularum. Perché? Perché Profumo di Carta non può non iniziare se non parliamo con chi la carta la gestisce, la pratica, deve venderla. E quindi cominciamo subito con la domanda, quella un po' forte. Alberto Galla, presidente dell'Associazione Nazionale Librai, questo già ci conforta un po', nel senso che in Italia i librai resistono. Sì, certo, anzi sono molto battaglieri, pochi, ma proporzionalmente anche il pubblico, no? L'Associazione dei Librai Italiani è un'associazione, mi spiego, che fa parte della grande famiglia di Confcommercio. In Italia siamo così bravi che riusciamo a spaccare l'atomo in quattro, nel senso in due anzi, nel senso che esistono due associazioni di librai. Una che si chiama ALI, Confcommercio, e rispettando le antiche consuetudini di divisioni, ora totalmente superati con la con Confesercenti, esiste il SIL, che è il Sindacato Italiano Librai di Confesercenti, col quale adesso stiamo facendo cose straordinarie insieme, ovviamente, visto che appunto spaccare l'atomo in tanti pezzi di un mondo che è veramente piccolo, ma non è piccolo il mondo delle librerie, è piccolo il mondo dell'editoria in Italia. Si è tanto parlato di Mondadori, Rizzoli, che si mettevano insieme, l'antitrust, la posizione dominante, Berlusconi, eccetera, eccetera. Pensate che il fatturato complessivo del mercato editoriale italiano è inferiore, poco più di 1 miliardo di euro, ed è inferiore al fatturato della divisione Nutella della Ferrero. Questo tanto per darvi l'idea di questo. Perché ci piace di più la Nutella che leggere o... Evidentemente, considerando che più della metà degli italiani non legge neanche un libro all'anno, e solo il 48% legge almeno un libro, di questo 48% coloro che leggono più di un libro al mese, cioè 12 libri all'anno, sono poco più di 1,5 milioni di persone, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Consentimi di fare un ringraziamento, un applauso alla Isola Vicentina, al Comune, al Sindaco e al Dottor D'Alessandro, che mi ha contattato, e a Prando Prandi, che ha pensato a me, ma ha ideato in qualche modo questa rassegna, perché è straordinario che un comune come Isola Vicentina abbia pensato a questa iniziativa, l'abbia messa in cantiere e dica oggi con bocca del sindaco che è il numero zero, quindi c'è la speranza di poterla... C'è la volontà, però. C'è la volontà. È straordinario, perché veramente di libri si parla troppo poco, oppure si parla troppo e magari a sproposito. Resisto alla tentazione di chiedere quanti hanno in casa un vasetto di Nutella e quanti leggono più di un libro all'anno. Perché... Cioè, è evidente che tutte le famiglie italiane hanno anche più di un libro. Ah, beh, vedete già i cittadini di isola già. Ma giochiamo in casa, cioè questi, come diceva Manzoni, no? I suoi pochi lettori che aveva, che pensava di avere nello scrivere I Promessi Sposi, è chiaro che chi viene ad ascoltare un barbosissimo presidente dei librai, una brillantissima giornalista, a parlare di librerie, di valore delle librerie, è evidente che gente che giochiamo in casa sono gente che legge di sicuro, sono quelli che non ci sono, che rappresentano appunto, se guardiamo il numero delle sedie di questa sala, il 51% di questa sala. Però si può fare opera di contagio, ma ha ancora senso, Alberto, parlare di libreria, quindi la intendiamo con libreria, quella dove si va, si entra, ci sono i libri, si guardano, si toccano, ecco, questo, in un'epoca come ecco, la nostra. Questo è il punto. Il punto è che in questi ultimi 7-8 anni, 10 anni, non di più, il mestiere di libraio è stato messo a dura prova proprio nella sua essenza,
nel senso che l'avanzare di nuove tecnologie, la velocizzazione delle circolazioni delle informazioni, l'approccio che noi tutti abbiamo come consumatori in generale al tema del non solo consumo culturale, ma consumo in genere, vestirsi, mangiare, viaggiare, eccetera, è così cambiato e così velocemente, in un mondo tra l'altro quello del libro che veniva da 500 anni, cioè voglio dire, questo libro è stato inventato, questo oggetto perfetto, come l'ha definito appunto Umberto Eco, che è inimitabile e insostituibile, appunto, è stato inventato appunto 500 anni fa, più di 500 anni fa, ed è rimasto immutato. E anche il mondo delle librerie, per certi versi, ha avuto negli anni, fino a una decina di anni fa, un andamento molto, si usava il termine anticiclico, cioè un andamento che non rispondeva e non corrispondeva all'andamento dell'economia, del mercato, eccetera. L'economia andava male, il mercato dei libri galleggiava, l'economia andava bene, qualche pezzo in più, ma in realtà il problema era la lettura. In 10 anni è avvenuto uno tsunami perché ha messo in discussione il fare libreria da parte di molti operatori sono rimasti spiazzati da questo, un po' perché è mancato il cosiddetto, perché voi dovete considerare che le librerie sono sì dei luoghi di cultura, e qui nella discussione poi rivendicherò il valore sociale. Ma signori, sono delle imprese, lo scopo di un'impresa è non perdere, o almeno, o comunque guadagnare. Allora, è chiaro che nelle varie generazioni di librai, quello che non è avvenuto, sicuramente è avvenuto in minima parte in Italia, è il cosiddetto ricambio generazionale, che è un tema che sta molto caro agli imprenditori, soprattutto di quello che una volta perché, si chiamavano all'estero. A molte aziende di quest'area è costato l'impresa. E perché non è avvenuto ricambio generazionale? Un po' perché chi ha fatto il libraio in generale si sente depositario di un sapere che difficilmente condivide con altri, un po' perché i librai sono riusciti in questi 30, 40, 50 anni anch'essi a, diciamo, approfittare di una crescita sociale del nostro paese, e hanno fatto studiare i loro figli, e nel momento in cui i figli studiano, si impegnano e vengono posti tra l'alternativa di fare l'avvocato piuttosto che il commercialista, il medico o l'ingegnere, e fare il libraio. Io per esempio con le mie figlie, ho due figlie ancora piccole in realtà, ma non è che sia lì a sostenere il fatto che una delle due, anche se una ha pericolose tendenze, ma voglio dire, non è che sia lì a dire ragazze si vede circolare farete le libraie, perché francamente io non so se non è una di quelle professioni che consiglieresti. No, io la consiglio perché è il mestiere più bello del mondo, ma nello stesso tempo mi rendo perfettamente conto che nel momento in cui uno investe in conoscenza, in cultura e in studio, insomma, ci sono anche poi il mondo ci sono anche altre prospettive oggi. Questo è il dato, il fatto molto pragmatico che io dico. Nello stesso tempo dico che è il mestiere più bello del mondo, perché chiaramente è un mestiere che non è mai uguale a se stesso, che ogni giorno tu entri in libreria e cambia la tua prospettiva, che lo stare in mezzo ai libri è stare in mezzo alla conoscenza, che parlare di conoscenza con le persone è straordinario, voglio dire, è sicuramente un esercizio commerciale, ma veramente diverso da tutti gli altri. Ma chi è il libraio del terzo millennio? Stavamo dicendo appunto che negli ultimi 10 anni c'è stato uno tsunami. C'è stato uno tsunami perché l'Italia ha un'anomalia, una delle tante anomalie di questo paese, e cioè si è sviluppato in Italia un meccanismo librario riferito al mondo editoriale. Cioè l'Italia è l'unico paese al mondo in cui gli editori pensano i libri, li stampano e se li vendono, perché voi sapete perfettamente che sul mercato esiste Feltrinelli, che ha 115 punti vendita ed è un discreto importante editore, ha una quota di mercato
tanto relativamente bassa, però è un editore importante, e l'idea di fare libreria nasce contestualmente a fare l'editore, nella mente di Gian Giacomo Feltrinelli, che peraltro negli anni 60 metteva i flipper nelle librerie e il jukebox nelle librerie, tanto per immaginare. Era avanti. Certo, certo. E questa è stata la grandezza del modello Feltrinelli. Poi negli ultimi 20 anni si è sviluppata, sono sviluppate le catene editoriali pure semplici. Mondadori, che è appunto il più grande gruppo editoriale, con una quota di mercato complessiva del 35%, adesso nell'unione con Rizzoli è quasi il 40%, e Mondadori è la più grande retailer di libri in Italia, perché credo che abbia intorno ai 500 punti. Poi si aggiunge un'altra catena editoriale proprietaria, che è quella fatta dall'editore Giunti, che è un editore importante, che ha una discreta quota di mercato e che ha una rete, credo, di più di 300 librerie. Non c'è centro commerciale dove non trovate una Giunti al punto, e non c'è centro storico spesso in cui non c'è una Giunti al punto, facendo i librai in maniera redditizia, perché ovviamente una libreria editoriale, che ovviamente nel suo assortimento ha una percentuale dei libri di proprietà sicuramente maggiore rispetto alla quota di mercato, cioè Giunti ha una quota di mercato del 7% sul mercato retail del libro. Nelle librerie Giunti al punto, i libri Giunti, Demetra e tutte le varie sigle annesse e connesse sono intorno al 20-25% d'assortimento. Chiaramente vendendo i suoi libri ci guadagna bene, cioè margina, scusate il termine tecnico, molto bene. Simile il discorso è quello della Mondadori, che però non sa fare la libreria, per cui le librerie di Mondadori Retail, che sono le librerie di proprietà della Mondadori, che non sono tantissime, sono una quindicina, non funzionano, sono dei grandi mega store, assolutamente anonimi, che non guadagnano, non guadagnano. Mentre Mondadori ha sviluppato per primo il cosiddetto franchising librario, cioè le librerie Mondadori che vedete in giro, Mondadori Store, o che vedete nelle stazioni, o che vedete anche a Vicenza c'è in stazione adesso, per dire, sono delle persone come me, come voi, che dicono: mi piacerebbe fare il libraio, cosa faccio? Posso fare il libraio in maniera autonoma e indipendente, oppure posso affiliarmi a un progetto di franchising che la Mondadori ha messo a punto qualche anno fa. Recentemente si è aggiunto il franchise anche di un altro di grossi gruppi del mercato e della distribuzione, che è quello Messaggerie, con le librerie Ubic. Abbiamo una Ubic per esempio a Schio, tanto per andare qui vicino. Anche quello è un franchise, è un modello precostituito che trova degli imprenditori. Bene, tutti questi modelli, Lisa, sono vecchi, sono dannatamente vecchi. Cioè, qualcuno ci ha messo del suo, la Mondadori, per esempio, nei suoi retail diretti, punta sul, li chiama Mondadori Multisetter, per cui c'è molta tecnologia, c'è molta non-book, come si dice in gergo. Se andate a Milano, anche a Padova, in Piazza Insurrezione, vedete non solo l'audio-video, ma anche l'elettronica nei Mondadori Store. Mentre Giunti invece è una libreria tradizionalissima, a parte il fatto che ha fatto, secondo il mio punto di vista, uno sciagurato accordo con Amazon, per cui le librerie Giunti al punto vendono i reader di Amazon, cioè vendono i Kindle, e fanno da punto di recapito per i clienti di Amazon in libreria. Questo è un altro argomento che dopo dovremo sviscerare, perché è un altro discorso. Tutto ciò premesso, le librerie oggi sono, molte librerie sono modelli superati, e la rincorsa di questi 10 ultimi anni è proprio quella di cercare di capire, non abbiamo ancora trovata la ricetta purtroppo, quale sarà il modello della libreria del futuro. Ma ci saranno ancora persone che verranno in libreria? Su questo non ho alcun dubbio. La rassegna come questa, per esempio, lo testimonia. C'è bisogno di libreria, e mai come in questi tempi in cui tutto si dematerializza, le transazioni commerciali e anche l'acquisto di prodotti e anche l'acquisto di libri, c'è comunque un'esigenza di sostanza, di materia,
Purtroppo succede, e questo è un problema di mercato, che sono sempre più frequenti le persone che vengono in libreria, girano in libreria, parlano con i librai, dopodiché li vedete col cellulare, fotografano il libro, se vanno a casa e lo ordinano. C'è anche questo tipo di problema. Allora, qual è la sfida? La sfida del libraio è far capire che non solo diamo valore aggiunto, non solo diamo la parola, non solo tu vieni in libreria per stare in un ambiente in cui stai bene, in cui fai, e qua è marketing pure, un'esperienza del consumo assolutamente gradevole, ma vieni in libreria che, viva Dio, forse il tuo obolo lo devi lasciare alla fine. Ecco, si tratta di giocarsela su questo meccanismo, che poi tu ci fai il bar, ci fai il ristorante. Le Feltrinelli, per esempio, in mano dei manager provenienti dalla grande distribuzione organizzata, cioè dei supermercati, 7 anni fa dichiararono che nel giro di 5 anni il fatturato delle librerie Feltrinelli si sarebbe rovesciato a favore del food. E quindi hanno aperto librerie, quella modello la trovate a Milano in Piazza Gaia Auletti, in cui tu entri sostanzialmente in un ristorante e hai anche i libri. Questo è stato il modello che la Feltrinelli di 6 anni fa, modello dal quale sta tornando indietro, perché Feltrinelli ha capito, e mi dispiace un po', che stava tradendo il messaggio originario. Si stava snaturando. Allora Elisa, io ogni volta che faccio i corsi delle scuole librarie, dopo vi parlerò anche delle scuole. Ci sono delle scuole librarie? Ce ne sono perfino due. Allora, una l'ha fondata Luciano Mauri, che era il patron delle messaggerie libri, che oggi è il più importante distributore di libri in Italia, 33 anni fa, facendo questo seminario a Venezia e poi dei corsi, diciamo, monografici durante l'anno. Io ho partecipato al primo di questi corsi, avevo 22 anni, e poi potete capire che quella è stata la mia università. Io poi lì ho studiato con professori di Ca' Foscari, come Brunetti, piuttosto che con Lesei, che si chiama marketing, quindi mi sento in qualche modo, tra virgolette, laureato in librologia. Non solo, perché poi, scusate l'autocitazione, da allievo sono diventato testimone, da testimone sono diventato docente, e giustamente questo è un incontro con l'autore. Io non ho scritto libri, ma ne ho scritto uno, che è il frutto dei corsi che abbiamo fatto con il collega Giovanni Persson, e si intitola Aprire una libreria. Ecco il famoso libro che fu trovato, non so se vi ricordate, qualche anno fa, quel disastro della metropolitana romana, e praticamente un articolista si era soffermato a vedere cos'era rimasto della gente che era rimasta intrappolata nella metropolitana, e ha trovato questo libro tutto sottolineato, e quindi ha fatto un articolo su questo, che è diventato nostro settore famoso, perché stava a significare il sogno che questa persona, che poi è stata tranciata, spero che non sia morta, anzi non è morta di sicuro, ma il sogno che questa qua percorreva di fare di aprirsi una libreria, sollecitata dal nostro libro e dei corsi. L'altra scuola l'abbiamo fondata come associazione librai italiani 10 anni fa, in una prima collocazione a Orvieto. Da 3 anni a questa parte si svolge a Roma, e devo dire in strutture pubbliche. Recentemente siamo ospiti della Biblioteca di Storia Contemporanea che c'è a Roma, in via Caetani, non so se a qualcuno ricorda qualcosa, dove c'è questa grande lapide del ritrovamento della famosa Venon Rossa, di fronte all'ingresso della biblioteca, e veniamo, i nostri allievi vengono ospitati lì. Ma in realtà fanno lezione praticamente il primo mese lì, perché poi vanno in libreria, perché poi fanno lavoro sul territorio. Ci sono due scuole, questa scuola dell'ADI, cioè della Scuola Librai Italiani, è una scuola, è un master post-universitario o post-diploma che viene frequentato da chi non ha mai fatto libraio e vuole proprio studiare librarologia. E chi è che si iscrive? Nel senso, fammi l'identikit dell'età, donne, c'è come sempre una preponderanza femminile, perché voi sapete, dispiace come sempre per il genere, ma è così, tra i tanti e pochi lettori che ci sono in Italia, i forti, le donne sono in maggioranza, e sono in maggioranza anche tra quelli che leggono più di 12 libri all'anno. Di conseguenza è chiaro che con questo meccanismo i nostri allievi sono in maggioranza donne e ragazze.
gente che ha studiato, che si è laureata, che oggettivamente magari oggi non trova sbocchi sul mercato del lavoro, e quindi insegue un sogno. Insegue un sogno e in taluni casi lo realizza, perché noi abbiamo avuto una notevole redemption da questi corsisti, che alcuni sono adesso per esempio direttori commerciali di una casa editrice, altri hanno aperto librerie che funzionano. Ma tornando al modello di libreria, qui il food, il ristorante, il bar, anche noi a Vicenza siamo cascati nella trappola di aprire il Galla Caffè, perché ci piaceva troppo l'idea di aprire il bar vicino alla libreria. Ho aspettato che si liberassero degli spazi ulteriori, ho evitato la trappola di fare il bar dentro, effettivamente dentro la libreria o al terzo piano. Sacrificando la libreria. Ho ricavato come aggancio una sala che è la sala di esposizione e dove facciamo gli incontri, però signori, a Milano dicono sempre offrire il fatto che stai, e quindi fare il bar, fare somministrazione di alimenti delle lande, perché ovviamente mi sono fatto un corso, ho dovuto fare tutte le mie belle cose per poter avere la licenza, è un altro mestiere, dove una volta si guadagnava tanto, fatalità, adesso si guadagna poco. Perché ovviamente un conto è un bar, come vengono gestiti la stragrande maggioranza dei bar e dei ristorantini oggi, marito, moglie e una dipendente più o meno, e un conto è avere quattro dipendenti in regola che battono tutti gli scontri, scusate, non dovrei dire in queste sedi, è ben diverso purtroppo, perché sappiamo bene che ci sono anche questi problemi sulle redditività, che incidono sulla redditività delle attività oggi. Comunque il nuovo modello, secondo me, non è ancora stato inventato. Ma quando io faccio i corsi, mi ricollego, scusa Elisa, alla domanda, scusate se dilago, io proietto sempre una diapositiva all'inizio proprio del corso. Una diapositiva, mi dispiace non avere qua la struttura per proiettare, che è quella che oggi chiameremmo newsletter, cioè una lettera che il mio bisnonno Giovanni, nell'agosto del 1880, forse l'ha vista Prado Brandino, fatta vedere sì, perché mi ha intervistato per il libro, sa quanto mi è cara quella cosa, perché mi è cara quella lettera, che mio papà è riuscito a recuperare quando abbiamo fatto il centenario, che lui tiene in originale nel suo ufficio, che io riproduco digitalmente. Mi è cara perché in quella lettera in cui mio bisnonno Giovanni dichiara ai maggioretti vicentini, immaginatevi cosa poteva essere, a parte l'isola vicentina, che è stata ampiamente cantata da Pino Smalchiero nel suo passato, cosa doveva essere Vicenza 20 anni dopo l'unità? L'unità d'Italia, c'era l'80% di analfabeti in Italia. A Vicenza nel 1880, secondo me, c'era ancora l'80% di analfabeti. O giù di lì. Quanto doveva essere pazzo mio bisnonno, che era stato commesso di una libreria e il cui titolare poi si era messo in proprio, ma il suo ex titolare non aveva eredi. A un certo momento è andato da mio bisnonno e ha detto: senti, e tu sei qua in via Muscheria che non ti vede nessuno, io ho una libreria all'angolo di Corso Pallato di Cesare, ora Cesare Battisti, e prenditela, te la vendo. E lì, gli dico sempre scherzando, è nata una lunga storia di indebitamento dell'azienda. Che prosegue tuttora. Prosegue come sempre. Poi, quando si una lunga storia di pazzia. Certo. Bisnonno, però il bisnonno aveva 11 figli, e di questi 11 figli uno ha fatto l'operaio. Gli altri hanno fatto, grazie a Dio, gli avvocati, piuttosto che gli agronomi. Mio nonno era agronomo, per dire. E si sono poi tutti impegnati, e questo dimostra un gancio. Non era tuo nonno l'unico che ha fatto il libraio? Io ho ripreso in mano la libreria da mio bisnonno, perché neanche mio padre ha fatto il libraio, giusto? Allora, questa lettera che inizia con la dicitura onorevole signore, che lui avrà mandato ai maggiorenti della città, spiega in 30 righe la oggi si chiamerebbe mission, la missione della libreria nel 1880. E io mi diverto a dire che quello che ha scritto il bisnonno allora è quando si parla appunto di nuovo modello di libreria, ma come bisogna fare la libreria, eccola là, quello è il modello che è assolutamente immutato, ma non perché sia immutato il settore, che come dicevamo prima
è rimasto molto fermo per 30, 40, 50 anni, ma perché lì dentro ci sono in nuce tutta una serie di elementi di una modernità straordinaria. Per esempio, primo, il bisnonno ha inventato un multistore. Ovviamente non si sarebbe sognato di vendere solo libri. E neanche di chiamarlo multistore. E non di chiamarlo multistore, come quella non era una newsletter, ma voglio dire, dava del voi, così, però vendeva di tutto, compresi gli arredi sacri, sui quali la mia famiglia ha campato per 50 anni, 60, no, 100 anni, perché abbiamo smesso di vendere i santini e le madonne negli anni 70 del secolo scorso, quindi 100 anni praticamente, 90 anni. I giocattoli e la cartoleria, che lui chiamava chincaglieria, e le foto della libreria Galla degli anni 60, c'era ancora scritto chincaglieria in Corso Palladio 41, dove adesso c'è Zara. Quindi il discorso dei multiprodotto. Poi parla di servizio al cliente, onde ella voglia soddisfare tutti i suoi desideri. Servizio al cliente, te lo insegnano all'università, la customer satisfaction. La qualità della proposta di assortimento. Possiamo parlare di libreria del futuro, ma se la libreria non ha i libri e non ha un assortimento degno di tal nome, non funziona. Il prezzo. Tema modernissimo, cioè il vantaggio che uno possa trovare e quindi il favore che può essere riconosciuto al cliente che compra, cioè quella che oggi si chiama fidelizzazione. Ecco, quindi questi 4-5 elementi che lui sottolinea in questa lettera sono per me il decalogo, che non è un decalogo, ma è una cosa assolutamente di una modernità straordinaria, che purtroppo nelle varie fasi storiche dello sviluppo delle librerie, a favore dell'uno o dell'altro, è andato perso qualche volta. Ecco perché siamo rimasti indietro. Perché magari ci siamo concentrati troppo sull'assortimento e ci siamo dimenticati di stare attenti alle esigenze della clientela. Magari, come purtroppo sta succedendo ancora adesso, si confonde il fatto di fare gli sconti col fatto di attrarre maggiore clientela, cosa che è provato non essere sufficiente, potrebbe essere utile ma non sufficiente, e così via. Ma un'altra delle mission della libreria, tu l'hai citata prima passando, ma è un tema che ti è molto caro, è quello del ruolo della libreria, un ruolo anche sociale, che è una cosa che forse nessuno inquadra. No, e anche questa è una cosa che noi rivendichiamo. Devo dire che in questa legislatura abbiamo un'interlocutrice in Parlamento, che è la Presidente della Commissione Cultura della Camera, che corrisponde al nome di Flavia Piccoli Nardelli. A qualcuno di più anziano il nome Piccoli ricorderà qualcosa, è una figlia d'arte, perché è figlia di Flaminio Piccoli, trentina pure lei evidentemente. La Flavia Piccoli Nardelli ha preso a cuore il tema, prendendo la presidenza di questa commissione dopo la presidenza Calà, ha preso a cuore il tema della lettura dei libri e ha portato avanti un progetto di legge che è stato presentato dall'onorevole Giordano Zampa, adesso c'è anche il suo nome, in cui si inquadra in generale quelle che potrebbero essere le politiche del governo dello Stato nei confronti del libro, della lettura, del mondo delle biblioteche e così via. Ma l'intelligenza è stata di inserire anche le librerie in questa legge, riconoscendo quindi di fatto il ruolo fondamentale che hanno anche le librerie nella diffusione della lettura. Molto banalmente, le librerie sono le prime, insieme alle biblioteche, ma con modalità differenti, sono i primi luoghi dove si fa diffusione della lettura. C'è il tema delle scuole, c'è il tema della diffusione della lettura nelle scuole, e questa iniziativa che si chiama Io Leggo Perché quest'anno accoglie proprio questo senso. In Italia non esistono le biblioteche scolastiche, oppure sono alla deriva, oppure hanno 4 libri. L'obiettivo di questa iniziativa è dire che se vogliamo sviluppare la lettura in Italia dobbiamo partire dalla base, cioè dai giovani lettori. Ma bisogna partire dai giovani lettori, ma bisogna anche partire dagli insegnanti, forse, oltre che dalle famiglie, chiaramente, perché se no
non interviene questo cortocircuito del sacro fuoco della lettura. Uno viene fulminato sulla via di Damasco, quindi, per la lettura, appunto, e quindi è molto complesso, però devo dare atto che l'attenzione di questo governo, di questo Parlamento c'è, e speriamo finalmente, referendum permettendo e situazione successiva al referendum permettendo, perché noi liberali siamo così fortunati che ogni volta che arriviamo a un passo da una legge a favore della lettura dei libri, cade il governo, allora abbiamo il terrore, adesso non voglio fare nessun tipo di propaganda, ma insomma voglio dire, abbiamo il terrore che, data la situazione che in gergo politico si dice fluida in questo momento, possa succedere che questa benedetta legge Giordano Zampa, che probabilmente non arriva neanche in discussione in Parlamento, perché viene approvata in modalità legislativa in commissione, perché nelle commissioni c'è l'unanimità su questi temi. No, è perché la domanda era, c'è qualcuno che potrebbe essere contrario alla legge di questo tipo? No, appunto, infatti la cosa straordinaria è che poi questa commissione, che come sapete è composta da tutti i rappresentati in Parlamento, quindi dai 5 Stelle a Forza Italia, piuttosto che appunto il PD e le varie componenti, però lavorano all'unisono su questo, e quindi coloro che ne sanno di politica sanno che esiste questa modalità di far entrare in vigore una legge se viene approvata all'unanimità dalle commissioni di Camera e di Senato, per cui se la stanno in questo momento palleggiando tra la Camera e il Senato, e quindi potrebbe diventare effettivamente legge. È una legge importantissima perché, per esempio, introduce il concetto che chi, per quanto riguarda il settore delle biblioteche, eccetera, ci sono tutta una serie di argomenti molto importanti che impegnano i governi a destinare cifre e somme per il funzionamento delle biblioteche, che hanno invece sempre meno soldi, purtroppo. Ma per quanto attiene le librerie, ci sono una norma, secondo noi, centrale, fondamentale, che è quella della possibilità che ha un proprietario di immobile che affitta una libreria di avere dei benefici fiscali, e viceversa per il libraio conduttore di poter detrarre una parte delle spese sostenute per l'affitto, e questo è un provvedimento molto tecnico, ma che dà veramente un contributo non assistenziale al funzionamento delle librerie e alla soddisfazione anche dei proprietari, perché dov'è che oggi le librerie hanno grossi problemi? Solo nell'ambito del tema redditività, ma soprattutto dal tema immobiliare, cioè vengono strozzate letteralmente dal caro affitti, come viene definito, soprattutto nelle grandi città, ma non crediate che nelle piccole e medie città sia diverso, perché tutto relazionato, però sono cifre che la libreria non può sostenere. È ovvio che se un proprietario di un immobile di una certa dimensione pretende di avere un soddisfacimento di un certo tipo da una libreria, È difficile, e quindi uno non affitta una libreria. Se dall'altra parte però gli vengono date delle opportunità di miglioramento o di ristoro parziale del sacrificio che uno fa a mettere un affitto magari non propriamente allineato con il mercato, questo potrebbe essere un aiuto di incentivo. Schede molto impegnative, una: a che punto è quella con il digitale, il libro online? Allora, ce la fai cartaceo? Sì, allora il tema del digitale è un falso problema, secondo il mio punto di vista, non vorrei essere smentito da qui a 3 anni. Falso problema per modo di dire, perché voglio dire, nei paesi anglosassoni il mondo digitale, che non è solo ebook, ma è tutto quello che passa attraverso la smaterializzazione di contenuti, anche la TV è digitale, no? Ecco, non parliamo dei giornali, non parliamo di tutta una serie di contenuti che non passano più attraverso la carta stampata. Negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, oggettivamente la quota del mondo digitale è arrivata, nell'ambito del panorama editoriale in senso lato, è arrivata ad avere il 20% di quota, che non è una cosuccia da niente. Pensate che appunto le librerie si trovino ad avere il 20% in meno di ricavi nel tempo, diluiti nel tempo. È altrettanto vero però che dagli Stati Uniti, che come sempre, come diceva Luciano Mauri, uno dei visionari appunto che fondò la scuola per
Librari, che abbiamo parlato prima, diceva che per sapere che cosa succede, cosa succederà nella nostra Italietta domani mattina, dobbiamo vedere cosa succedeva 5 anni fa negli Stati Uniti. Adesso i tempi si sono accorciati, basta andare indietro di un anno, però dal 2015 lo sviluppo del digitale, del mercato digitale negli Stati Uniti si è fermato, anzi è arretrato. Quindi vuol dire che è arrivato, come si dicono gli analisti, a maturità. Quindi potrebbe voler dire che, a meno che, come succede nelle cose dell'economia, c'è la crescita, poi c'è il tableau, il plateau, e poi c'è magari un'ulteriore impennata, magari un po' di crescita, eccetera, a meno che non sia così, io ho ragione di sperare e di credere che quella sia il quadro generale, nel senso che al libro di carta non si rinuncerà mai, bisogna vedere che quota il libro non di carta avrà nel nostro paese nei prossimi anni. Gli analisti dicevano che oggi il libro digitale in Italia avrebbe, oggi 2016, avrebbe già dovuto avere una quota del 15%. Ma così non è. Ma così non è, e ci siamo fermati per ora quasi la metà, cioè siamo al 7-8%, con una crescita chiaramente molto alta di anno in anno, ma chiaro che i numeri piccoli sono questi. Quindi io continuo a dire che i due supporti, le due realtà devono e conviveranno, tant'è vero che appunto anche le librerie si sono attrezzate a vendere dispositivi di lettura pur di non mettersi nell'abbraccio mortale di Amazon, come ha fatto Giulio, appunto, voglio dire, per cui anche qui c'è tutto un progetto di diffusione di dispositivi di lettura, i reader, fatto da un progetto che è stato creato dalla Deutsche Telekom in Germania, che ha trovato tutti uniti i librai tedeschi attraverso un dispositivo che si chiama Tolino, che noi vendiamo nella nostra libreria Gallo di Braccio, con questa alleanza che loro hanno creato con le librerie, Deutsche Telekom, librerie tedesche e Tolino, per cui il Tolino è l'unico dispositivo di lettura elettronica che viene venduto nelle librerie tedesche, si è allargato anche in altri mercati, del nord Europa, Svizzera e anche in Italia, ma tutto quello che viene venduto, viene scaricato attraverso questi dispositivi, torna al libraio attraverso una fee, cioè una royalty. Ovviamente stiamo parlando di quisquiglie, perché un 10% su un ebook che costa 4,99 euro, capite bene. Però noi siamo partiti un anno fa e vi posso assicurare che dal caffè adesso cominciamo a pagarci una colazione con le fee, colazione cappuccino brioche, non tanto più. Però tiene comunque legato il cliente a quella libreria, al suo libraio di riferimento, semplicemente ponendo l'opportunità di dire, purché sia leggi, io ti vendo i libri di carta, ti posso dare un dispositivo, io sono il tuo libraio. Quanto male fa alla libreria il boom che c'è stato di vendita di libri dentro i supermercati? Allora, volevo completare la discussione prima, tanto per dire che i tedeschi sono sempre speciali, la vendita di Tolino in Germania ha superato la vendita di Kindle, perché i tedeschi si mettono loro avanti, in Italia non è così. Aggiunti al punto che vende i Kindle nelle sue librerie, regala i suoi clienti ad Amazon, perché chiaramente quando il cliente scaricherà il libro dal dispositivo, lo scarica da Amazon, deve dare dei dati ad Amazon, i quali sapete tutti, con le vostre personali esperienze, cosa fa poi per tenervi. Quanto bravo Amazon, si comporta come il mio bisnonno. Amazon, io sono stato ospite nel mio ruolo nella sede italiana di Amazon a Milano, vicino alla stazione centrale, e c'erano dei cartelli diffusi per tutta la sede che mi hanno fatto venire i brividi, perché ripercorrevano quel famoso decalogo del bisnonno. Attenzione spasmodica al cliente, rispetto totale del cliente, innovazione, guardare avanti, ecco, cose di questo tipo. La domanda che mi facevi era... Quanto male fa La GDO, la vendita dei supermercati. Devo dire che se il trend è quello che sta avvenendo, la vendita dei libri in supermercati sta scomparendo, nel senso che la GDO è in una crisi epocale, la GDO come vendita di tutto, per mangiare, sta avendo una grossa crisi,
E qui anche i politici, gli amministratori dovrebbero finalmente capire che queste grandi cattedrali nel deserto, con i centri commerciali, quelle cose, veramente rischiano di trasformarsi poi in cattedrali vuote. La quota del mondo dei libri della GDO, che era quasi del 20% qualche anno fa, continua a essere rosa ed è adesso intorno al 16-17%. Perché? Perché vendere un libro, esporre un libro vicino alle scatolette non è vendere un libro, è vendere un prodotto che, per carità, nella GDO trovate i libri di punta. Le librerie vendono sempre meno i libri di punta in proporzione a tutto il resto, però ci viviamo anche dei libri di punta, voglio dire. Cioè, quando mi arriva Harry Potter, nuovo, ottavo, ho fatto una serie di eventi, i colleghi in giro per l'Italia hanno fatto una serie di eventi, abbiamo avuto un exploit straordinario in 2 giorni e mezzo, l'editore ha esaurito una tiratura, credo che fosse da 150.000 copie. Ma a parte questi macro fenomeni, la GDO lo mette lì. L'altro giorno sono andato a comprare un telefonino per il regalo di compleanno di mia moglie e sono andato in un negozio non di supermercati, ma di quelli che vendono elettronica, e vedermi questa isola di libri. C'erano 15 titoli messi là da qualcuno, non sa neanche come esporre un libro, magari con la polvere. E c'era Harry Potter, c'era l'ultimo libro appunto di Manzini, c'erano 4 titoli, fa tristezza. E cosa coglie? 2 vendite in più. La GDO non è mai riuscita a imparare a fare questo mestiere, nonostante come scuola librai abbiamo venduto un corso allo Shan, perché a un certo momento lo Shan ha voluto introdurre i mestieri dentro i propri store, per cui c'è il salumiere, c'è, vedete, nei banchi, e voleva fare il libraio. Solo che non c'è riuscita, insomma, perché il libraio non deve solo essere una tecnica espositiva di gestione dell'assortimento, deve esserci un'anima, deve esserci una persona, deve esserci qualcuno che trasmette un valore, che trasmette un'idea. Pur bravi commessi e pur formati basicamente commessi della grande distribuzione, cioè, se devo fare il libraio cercano di andare altrove, insomma. Quindi mai come una libreria, o Fene Falto Mestè è la cosa, è il nostro credo, insomma. Andando alla conclusione del nostro incontro, perché c'è l'aperitivo con l'autore e anche col libraio, e anche qualche domanda del pubblico, e poi diciamo spazio anche all'incontro di questa sera, perché Profumo di Carta prosegue con sempre via Villa Cinchiari alle 20.30 all'incontro con Fulvio Ervas. Quindi entriamo proprio nel vivo dei libri da toccare, da leggere, da consumare. 2 domande al volo, io poi magari qualcuna del nostro pubblico. Erediti dal bisnonno, ma Alberto Galla piccolo che cosa voleva fare da grande? Allora, io confesso che proprio perché la libreria non era gestita direttamente dalla mia famiglia nell'età della mia infanzia, negli anni 60-70, io la libreria l'ho frequentata come un utente. Ho cominciato a vendere libri, come succedeva in famiglia, però l'ho fatto in realtà io e non i miei fratelli, durante la scolastica, cioè a fare il magazziniere sostanzialmente. Poi io, come sempre in famiglia, no, tante volte anche per l'opposto, si seguono le strade, allora mi sono sognato di scrivere giurisprudenza senza grande successo, e a un certo punto una che io chiamavo zia, la cugina di mio padre, che gestiva il negozio che avevamo in piazzetta Palladio, che era un negozio che era stato aperto nel 66, e la zia, la biscugina, aveva specializzato sulla scia del rinnovamento della scuola dei primi anni 70 in una delle prime librerie specializzate per ragazzi e didattica. Io sono entrato lì perché lei aveva avuto un'operazione, doveva stare a casa un mese, e da lì non sono più uscito. Libraio per caso? Non per caso, perché in realtà sei preso subito da questa cosa, e poi appunto sono state fatte tutta una serie di evoluzioni, appunto la scuola per librai, il rinnovamento della libreria, lo spostamento da Corso Palladio 41 a Piazza Castello, che mi hanno visto protagonista di questa roba, per cui sono lì.
Quindi Alberto da piccolo lo fa l'astronauta, pompiere, poliziotto. Forse avvocato, non lo so, ma meglio il libraio. Qualche domanda alla nostra l'altra domanda? L'altra domanda la tengo per l'ultima. Prego. Sono io. Prego. 1, 2, 3. Vai, vai. Una domanda, la situazione lei ha detto che non riusciamo a rinunciare alla carta, nel tavolo c'è la dimostrazione che non rinunciamo mai alla carta, perché sono dei libri che sono stati dismessi dalla biblioteca della signora Sonia, che ha disperati. Se posso, perché così anche gli amici. La signora Silvia ha recuperati e molti anche. Capolavoro di capolavoro. Lo spazio di profumo di carta è un libro dettagliato. La domanda, dottore, lei ha esordito dicendo che voi librai siete stati bravi a spaccare. Io ho avuto la fortuna di partecipare a 2 o 3 edizioni del Salone del Libro, ma anche di sono stati bravi a spaccare in due bellissimo salone. È un motivo, riusciamo a capire. Mi rendo perfettamente conto che al pubblico dei fruitori di queste manifestazioni non sono comprensibili i bizantinismi che stanno nel settore libraio, che poi sono in sedicesimo, come volete chiamarlo voi, i bizantinismi nel nostro paese, cioè le faide, le guerre. In realtà il Salone del Libro di Torino, che rappresenta anche la mia crescita personale, perché ho partecipato alla prima edizione, per cui potete immaginare che appuntamento può rappresentare per me Torino, oltre al fatto che ho anche dei parenti, dei familiari, per cui c'è un elemento anche di occasione di trovarsi con i parenti, con i cugini, eccetera. E Salone del Libro di Torino, che è stata una cosa straordinaria, in questi ultimi anni era in grande sofferenza, nonostante la propaganda, era ed è sull'orlo di un default economico, con annesse e connesse anche tutta una serie di cose all'italiana, non propriamente ortodosse, ci sono indagati, ci sono persone che sono accusate di aver fatto appalti non del tutto trasparenti, erano carissimi con gli stand e trattavano male gli editori, in parte anche i librai. Gli editori si sono incavolati decisamente, sono andati a Torino e hanno detto: sentite, noi abbiamo un'idea che è quella di rovesciare la cosa, fare la famosa Bad Company, costruire una cosa nuova in cui noi siamo protagonisti, visto che siamo i soggetti clienti e siamo coloro che creano questo salone. Torino gli ha sbattuto le porte in faccia, queste cose non si leggono molto in giro. Torino ha sbattuto le porte in faccia, ha perso tempo, Fassino aveva investito molto nella sua campagna elettorale, la politica ci mette sempre la sua parte, Fassino aveva investito molto nella sua campagna elettorale sul rilancio del salone, va dato atto ai sindaci che si sono susseguiti in questi anni a Torino, un po' per il salone, un po' per le Olimpiadi, un po' per la riorganizzazione del Museo d'Egizia, di aver fatto di Torino un polo culturale italiano molto importante. Fassino si era speso molto, ma poi le cose sono precipitate, l'attuale sindaca si è trovata questa patata in mano, dove ancora non hanno preso una strada, cioè non hanno ancora nominato un direttore, non hanno ancora nominato il presidente della fondazione del libro della musica che gestisce appunto il Salone del Libro, quindi c'è un notevole sbatto. Gli editori, che sono in gran parte milanesi, che sono dei bei baruscia milanesi, che hanno detto o così, se no ce ne andiamo, se ne sono andati, hanno trovato qui a Milano una gallina dalle uova d'oro disponibilissima a investire per crearsi una identità culturale che manca a Milano, perché è vero che Milano ha inaugurato 5 anni fa questa manifestazione che si chiama Book City, che di cui ho fatto la conferenza stampa stamattina, che si svolge in novembre e che è un magnifico evento nella città, un po' come Mantova, un po' come Pordenone, ma un salone, una fiera vera e propria Milano non ce l'ha, e quindi si sono messi a investire in quest'ambito e hanno lanciato questa iniziativa, che comprendo che dall'esterno, soprattutto dagli appassionati di Torino, può apparire una roba della serie, appunto, spacchiamo, perché poi rischiamo, come molti dicono, di avere 2 saloncini, o quantomeno che succeda che quest'anno, che è il trentennale di Torino, quest'anno 2017,
sarà il trentennale di Torino, verrà fatta l'edizione del trentennale perché non si può non farla, e dopo la veladura se non si mettono d'accordo, perché Milano è partita in quarta in maniera, e Milano ha fatto una cosa giusta che non ha mai fatto Torino, ha chiamato Kilbride. Io faccio parte del comitato scientifico di questo Tempo di Libri, che è questa la denominazione della società, della fiera che si farà a Milano, e trovo una cosa giusta. Turisti, abbiamo dato come sempre, da sempre, la nostra disponibilità a lavorare anche su Torino, finora nessuno ci ha chiamato, per cui siamo in attesa, poi lavoreremo per gli altri, perché siamo abituati a fare molto volontariato, quindi ci daremo da fare. I librai torinesi si danno da fare, a loro volta hanno fatto una manifestazione che si chiama Portici di Carta, che è un'altra cosa straordinaria. Torino ha tanti portici, e i librai torinesi per un weekend, l'hanno fatto proprio non molto tempo fa, espongono i loro libri divisi per argomenti in tutti i portici di Torino. Quella è una manifestazione straordinaria, che sono riusciti a bistrattare a Torino, perché esistevano, per parole del mio collega di Torino, presidente dell'Ali torinese, c'erano le istituzioni di serie A e quelle di serie B. Andare a parlare con il presidente del salone era una cosa difficilissima. Ecco, quindi c'è cose di questo tipo, insomma. Poi c'è quell'altra istituzione voluta dalla provincia di Torino, che anche quella è un'istituzione molto importante, questo caffè dei libri, questo circolo dei lettori che hanno creato, ma anche quella, istituzione di serie A, e i poveri librai in strada a vendere i libri. Una vicenda proprio tutta italiana. Sì. Buonasera, dottor Galla, e grazie per la sua partecipazione. Volevo farle questa domanda. È innegabile che oggi manca, in modo drammatico, per così dire, una didattica concreta della lettura. Lei cosa ne pensa in tal senso? E vista la sua partecipazione, ne approfitto per fare una classica domanda, insomma, quale libro ci consiglierebbe adesso? Ultima domanda. La didattica della lettura, la politica della lettura, io credo che per esempio i bibliotecari presenti lo possano dire meglio di me, è una cosa imponderabile, lo devo ammettere, cioè come si arriva alla lettura secondo me non corrisponde ai canoni tradizionali di una tecnica specifica. Sicuramente, per dirvi l'esperienza personale, io ho due figlie, una delle due, la più piccola, ha avuto un insegnante alle scuole materne e poi elementari che faceva un lavoro straordinario con i libri. Li facevano leggio, o un giorno alla settimana era dedicato al fatto che i ragazzi leggevano gli altri compagni il libro, hanno parlato di libri, hanno letto libri, avevano una biblioteca di classe assolutamente straordinaria. Purtroppo devo dire con un po' di vergogna che questa mia figlia, che ora ha 13 anni, è tutta social, è tutta dispositivi ed è poca lettura. Altro talento. L'altra figlia, più vecchia, che ne ha 15 di anni, che invece ha avuto un'educazione più classica dalla scuola, con un insegnante di parte di italiano, di lingua, brava, ma non empatica dal punto di vista della lettura, adesso legge, è già tra coloro che leggono più di 12 libri all'anno. I percorsi tante volte sono imponderabili, ma quello che è certo è che se non c'è terreno, se non ci sono delle attività, se non facciamo niente, non possiamo aspettarci che i giovani d'oggi crescano amando la lettura, perché il problema è che col tipo di cultura tecnologica che c'è oggi, il grave problema, non per fare il passatista, è che ci si diseduca, ci si abitua tragicamente a una fruizione superficiale, veloce della lettura, perché si legge anche sicuramente, come dicevamo, anche sul dispositivo elettronico, ma se tu sei abituato alla cultura wiki, se tu sei abituato alla cultura del gratis che c'è online, o dell'informazione flash che trovi sull'online, non arrivi alla lettura. Questo è il problema vero. E qui la scuola, oltre che le famiglie, c'è sicuramente statisticamente una situazione disastrosa. E da qui c'è il problema anche del caro libri, che è un altro dei feticci che viene sventolato perché non si legge un libro, costano cari. Non è affatto vero,
i libri in Italia costano mediamente molto meno che negli altri paesi dove legge l'80, il 70, il 90% della popolazione come i paesi scandinavi, ma invece è chiaro che nel momento in cui questo consumo è residuale è caro. C'è la possibilità di leggere libri da 2 euro a X euro, quindi c'è un range tale, quindi non è un problema della spesa. È altrettanto vero che anche su questo argomento l'associazione Librai, e spero che ci ascoltino appunto in quel discorso della legge, sta battendosi da tempo per un discorso di defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri, perché non è accettabile che in questo paese, per carità, grande rispetto per l'educazione fisica, è accettabile che io possa detrarre le spese per la palestra o per la danza o per la piscina di mia figlia e non posso detrarre per una certa parte la spesa in libri. Non è degno di un paese civile una cosa di questo tipo. Però è significativo dell'assetto che il paese ha verso questa problematica. Credo. C'è il bonus 18 anni. Anche qui mi tengo alla larga dalla questione degli eventi spot. I ragazzi di 18 anni da tra pochi giorni avranno a disposizione 500 euro da spendere in cultura, tra i quali anche libri. Bene, è stato fatto un conto che se invece di fare bonus 18 anni, che costa 8 milioni di euro allo Stato, si faceva la detrazione anche solo dei libri di scuola, delle spese dei libri di scuola, lo Stato risparmia, perché gli studenti che vanno a scuola sono una popolazione inferiore, purtroppo, ai 18 anni, che poi i 18 anni usino, probabilmente secondo me hanno fatto il conto che non tutti useranno il bonus, e non tutti lo useranno e non tutti lo useranno tutto, come è successo con i signori insegnanti che avevano 500 euro da spendere il 31 agosto, che sono venuti in libreria il 30 e il 31 agosto a spendere i soldi, i libri, perché si erano comprati il tablet prima. E quindi voglio dire, ce n'è molta da dire, ma dicevamo, la famiglia che è in una situazione disastrata sicuramente in generale, e la scuola, se non abbiamo insegnanti che hanno il sacro fuoco della lettura, c'è la base. Poi, ripeto, la lettura, come dice Bernardo, si arriva per strade, magari in ponderatura, però. Il titolo alla fine? Sì, no, il titolo è alla fine. Ho una domanda anche io. Io ho la vaga sensazione che oltre ai competitor che lei ha citato, che sono i supermercati, oppure le grandi catene di negozi, che vendono libri, ci sono due grandi nemici delle librerie di un tempo rette da persone di cultura: i cattivi scrittori e i cattivi giornalisti televisivi. Cioè, io parlo come facente parte della categoria. I cattivi scrittori sono quelli che riempiono le pagine passando per scrittori e riempiendo quello che sono gli spazi leciti per libri belli, che invece sono sommersi da schifezze. La seconda cosa è che il giornalismo televisivo, che non ha né cultura, diciamo per un 70-80%, né stile, allontana i giovani a quello che è l'approccio educato alla letteratura, cioè il piacere di sentir parlare bene, di parlare bene e di leggere ancora meglio. Condivide? Sono assolutamente d'accordo. Aggiungerei una terza categoria, quella degli scrittori autoscrittori, cioè i self-published, che tra l'altro la rete e Amazon sta dando una nuova vita, un nuovo spazio, ma meno male, di cui pubblichino pure online e non vengano a fare, non vadano, mi dispiace per le tipografie, ma in Italia si dice la battuta, ci sono più scrittori che lettori. Ecco, anche questo non è amico della buona diffusione della lettura. Quanto al tema se la letteratura è morta, viva la letteratura, cosa, sono anche d'accordo con lei, però come sempre succede, quando i politici parlano degli elettori e io parlo dei lettori, la gente è meno stupida di quello che noi la facciamo e sa scegliere. Basti dirvi che sicuramente adesso ci sono delle nuove star nell'ambito del giornalismo televisivo, star anche apprezzate, Alberto Angela per esempio, la premiata ditta Angela è una ditta che funziona molto bene, però Alberto Angela è un serio da un certo punto di vista, anche se fa divulgazione di consumo. Però per esempio Bruno Vespa non vende
più come una volontà. E viene da dire finalmente. Esatto. Ecco. Però che il litizzetto venda più di Bruno Vespa. Sì, ma anche Fabio Volo vende tantissimo. Anche, cioè c'è tanta letteratura, non avete idea del fenomeno planetario, che qui la bibliotecaria probabilmente lo conosce, di questa cosa buffissima che è la rivincita del libro di carta e dell'online e della rete, del successo planetario che stanno avendo le varie blogger o blogger che infestano e occupano i pomeriggi dei nostri figli, che scrivono i loro libri. Scrivono libri che vendono 50.000 copie. Ho assistito, mia figlia ha voluto che io andassi a Padova alla presentazione di questa ragazza, di cui adesso ho anche dimenticato il nome, che ha pubblicato un libro per Mondadori, la collana Scrittori Italiani e Stranieri, Sofia Viscardi si chiama, sta roba. Prendete nota. Da Pagi e Fede, per dire, Sofia Viscardi, una ragazza di 18 anni. Non a caso figlia d'arte, figlia di gente che lavora dalla vita nella comunicazione. Sofia Viscardi ha scritto questo libro che è la traduzione in carta della sua esperienza di blogger e di persona che passa le sue giornate online. Oh, pubblico urlante di delirio, faccio vedere le foto se volete alla libreria di Padova e ovunque dove è andata Sofia Viscardi in giro di questo tour che ha fatto per l'Italia, con centinaia e centinaia di adolescenti urlanti che dice, caspita, forse si avvicinano al libro, però l'idea del selfie con Sofia Viscardi, del bacetto di Sofia, pazzesca sta ragazza, sorriso, selfie, bacetto, firma, cioè una libro. Siamo lontani dalla letteratura. Però, boh, libro da leggere. No, no. C'è un'altra domanda e poi libro da leggere. Non so che eravate calmi. Ribadire due concetti per noi bibliotecari, aggiungo vecchi bibliotecari, è diversa già la cosa. Diversamente giovani bibliotecari. Sì, professionalmente, certo. Ci troviamo quasi niente. Allora, ribadisco il concetto dell'educatore scuola, perché noi ci troviamo da qualche anno con una difficoltà enorme, perché vengono i ragazzini mandati dagli insegnanti dicendo andate in biblioteca su internet e fate delle ricerche. Questo succede quotidianamente, per cui quando cerchiamo di avvicinarli al libro c'è la carta, fate la ricerca su carta, troviamo un libro, no, perché l'insegnante c'è di andare la wiki. Perfetto, la wiki. E noi lo diciamo spesso, avrete la ricerca tutto uguale, perché voi non sapete neanche fare la ricerca online, quindi genere. La seconda difficoltà per noi bibliotecari è la scelta dei libri quando arrivano in condivisione, perché ci troviamo spessissimo con scatoloni di libri inutili che fanno il successo. Lei scopre un vaso che non ho voluto affrontare in questa conversazione. Mi scusi se la interrompo, ma parlo al sindaco, si parla a suocera perché muore in tenda. C'è un grosso problema del rapporto tra le librerie e le biblioteche, nasce dal fatto che con l'ansia di destinare, di ottimizzare le risorse, come dicono gli amministratori, per le biblioteche, si perde il rapporto diretto tra libreria e biblioteca, perché io sono fuori dagli appalti delle biblioteche da una vita, perché io non posso, l'ho detto che siamo un esercizio commerciale, e non posso vendere i libri come li vendono certe strutture che si accreditano come fornitori delle biblioteche, ma sono porgitori di libri che sicuramente ve li daranno anche in controvendita, ve li guarderete, ma portano libri che vogliono loro e sui quali hanno un filone di margini, di possibilità. Dopodiché, per fortuna, a fine anno la biblioteca ha altri 3.000 euro da spendere e allora vengono in libreria e possono comprare anche con uno sconto inferiore. Qui bisognerà, per esempio a Milano, il responsabile del settore biblioteche, che è Stefano Parise, che è stato presidente anche dell'AIB, dell'Associazione Italiana Bibliotecari, col quale abbiamo lavorato molto e col quale mi ritroverò nel comitato scientifico del Salone di Milano, ha trovato un approccio tecnico-giuridico
di modifica, di adeguamento del codice degli appalti, che sappiamo essere una roba tremenda. Volevo spezzare una lancia per la buona. Perché ne abbiamo un altro qua di amministratore, che però ha fatto gli appalti seriamente sui libri, in cui vengono valutati anche tutta una serie di servizi, ma non tanto, non solo tecnologici, la fattura elettronica, la fattura, la reperibilità, la disponibilità online, ma di servizi del territorio, di rapporti. Insomma, io l'ho sempre detto ai bibliotecari, non state dietro un terminale, venite in libreria, vengono in libreria, le trovano lì le librerie, parlano col libraio. Certo che questo comporta dei margini di sconto inferiori e quindi lo Stato, i comuni, cioè che si faccia una riflessione, insomma, se si deve privilegiare la qualità o la quantità, e qui sì si può battere a cassa allo Stato. Bisogna dire, caro Stato, noi abbiamo 50.000 euro, 30.000 euro per spendere in libri, magari. Va bene. La Bertoliana credo che non abbia più di 100.000 euro ormai, cioè sia ridotta a niente per comprare libri, però fammeli comprare in un altro modo, perché l'altra perversione derivata dal codice degli appalti in questi ultimi tempi è stato mettere a gara l'acquisto dei libri di testo degli elementari, che è una perversione giuridica, perché i libri di testo sono sostenuti dallo Stato, è una cifra che lo Stato gira ai comuni per dire compra i libri per gli elementari ragazzi. No, i comuni hanno trovato un sistema, poveretti, non si può dargli torto, di fare la cresta anche su questo, cioè mettendo a gara un servizio che non è da mettere a gara giuridicamente, perché è un atto dovuto, cioè è semplicemente una cifra che viene girata e che deve essere spesa, perché il prezzo dei libri di testo elementari è stabilito dal Ministero dell'Istruzione, quindi non è scontabile quella cifra concettualmente, quindi anche questo è un problema. Alcuni comuni non l'hanno fatta, ne abbiamo già parlato, anche il comune di Caldonio, per esempio, addirittura il comune di Caldonio ha fatto una determina in cui diceva ai cittadini di andare a fornirsi dei libri nelle cattolibrerie del paese, vietando, e questo mi sta anche bene, cioè se uno veniva da Caldonio a Vicenza con la cedola, io non potevo dare i libri, perché c'era il vincolo di restare nell'ambito del territorio, perché è un servizio territoriale questo. Altro argomento, scusate. La stampa che poi siamo in Italia, influenza da parte di questo mercato, è una cosa a parte. Allora, la stampa cattolica. Faccio una precisazione, siamo in Italia e Vaticano, ma siamo in stati diversi. Ancora, non solo, ma le catene librarie religiose, cioè le paoline, le deoniane, ancora, che hanno avuto un successo strepitoso negli anni passati, e tutti sappiamo la potenza di Famiglia Cristiana, cioè le paoline, San Paolo, che è diverso dai paolini, che sono invece i frati, e i francescani o le deoniane o ancora, sono in crisi nera. Quelle librerie lì sono ancora più in crisi delle librerie laiche, chiamiamole così. Perché? Perché il libro religioso, di argomento religioso, è stato da tempo sdoganato nelle librerie normali, voglio dire, da un lato. Secondo, sono diminuite le vocazioni, sono diminuite le attività didattiche delle parrocchie, degli oratori, per cui quello di cui vivevano le paoline erano i sussidi, i catechismi, le cose, per cui sono giustamente messi a vendere i prodotti delle trappiste, le marmellate, le salse, sono buonissimi. Però ho avuto il piacere di conversare con tre personaggi che erano i vertici proprio di questa UELC, l'Associazione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, che sono venuti dal presidente dei librai e cosa facciamo? Facciamo qualcosa insieme, perché stiamo perdendo identità anche noi. Sono modelli anche quelli di librerie vecchi, aggravati dal fatto che diminuendo le vocazioni, laicizzandosi tutto il mondo, eccetera, eccetera, sono modelli di librerie che ormai non hanno più di tanto senso. Insomma. Se avete qualche altra domanda, usciremo all'aperitivo. Sì, ad Alberto Gatti. Possiamo continuare a conversare anche con però, te. Però, io voglio consigliare un libro molto semplice. Esatto, molto, non andavamo via, non ti lasciamo andare senza consigliare il libro. Io devo dire che sono anche un lettore, un cattivo lettore, perché... Quanti libri leggi all'anno? Ne leggo miliardi, sono sicuramente superiori a 12, però non è mia moglie, è mia
elettrico, come, che tu ben conosci, è una persona che legge invece un libro alla settimana e non so come conferma fa, anche perché lo fa la libreria come me è responsabile della libreria e quindi voglio dire, però io recentemente per piacere e anche perché l'ho avuto modo di presentarlo in libreria recentemente ho letto l'ultimo romanzo di Andrea Molesini che è La solitudine dell'assassino che costituisce l'esordio in Rizzoli di un autore che è stato lanciato, sostenuto da, anche da Sellerio. Questo libro è un libro straordinario, è un libro straordinario perché è un libro letterario. È un libro forse che l'unico difetto che ha è di essere scritto con un vocabolario che non è da tutti, perché sappiamo che il problema dello scrivere oggi in Italia è che gli italiani stanno avendo un analfabetismo di ritorno, c'è una percentuale elevatissima di persone che non solo non legge, ma non è neanche capace, analfabetismo funzionale si chiama, non è neanche capace di leggere le istruzioni di un aggeggio, che devo dire che tante volte ci vuole la laurea, però voglio dire perché l'iPhone ha un grande successo, più dell'Android, perché è uno strumento che non necessita di conoscenza, di leggere qualche manuale. Ma su questo avrei qualche dubbio. C'è questo funzionale, c'è questo numero di vocaboli che gli italiani posseggono oltre il quale fanno fatica a andare. Ecco, il libro di Andrea Molesini va oltre perché usa un vocabolario molto ampio e soprattutto un libro di letteratura, di letteratura, di sentimenti, di tante cose. Vi consiglio la lettura perché è un libro che prende e che se invece volete un giallo sconvolgente di un giovane scrittore di Bolzano che ha avuto un successo straordinario, si chiama D'Andrea, è Le radici del mare, mi pare che sia, e quello ragazzi è un libro scritto molto bene, con un vocabolario già più adatto a un pubblico più ampio, diciamo così, però come si dice in gergo un plot che ti prende veramente dalla prima all'ultima pagina. Quindi Alberto Galla, Profumo di carte, Consigli del libraio, La solitudine dell'assassino e Le radici del mare. Qualcosa di più allegro no? No, se poi volete leggere un libro spumeggiante, leggete il libro di, se non l'avete già fatto, di Fulvio Hermas, che verrà presentato qui fra un'ora, che è un libro spumeggiante, come tutto spumeggiante, compreso Finché c'è Prosecco c'è Speranza, di Hermas, che non è solo l'autore appunto della storia di, del ragazzo che ha fatto il giro del mondo con suo papà, ragazzo autistico che ha fatto il giro del mondo con suo papà, se ti abbraccio non avrai paura, dove ha avuto successo planetario, ma è un spumeggiante autore veneto che scrive dei libri gradevolissimi, gialli ovviamente, però molto divertenti, molto piacevoli, che ti consiglio ovviamente di leggere, perché si leggono veramente velocemente. E il pericolo giallo, quello che presenterà stasera il suo ultimo libro, che torna all'indagine del commissario Stucchi in maniera un po' anomala rispetto al solito, io l'ho letto letteralmente sotto l'ombrellone quest'estate, perché è uno dei privilegi che viene riconosciuto in Brai tante volte di leggere il libro in anteprima. E quindi questo è un piacere che qualche volta ci... Ma non dici come va a finire? No, perché il pericolo giallo insomma, è una cosa che c'entra di striscio, ma c'entra nella dinamica di quel divertentissimo libro. E poi Antonio Manzino, insomma, se mi metto avanti. Ma intanto abbiamo tre bei titoli da tenere presente. Grazie. Grazie ad Alberto Galla, ma grazie a Profumo di carta.